Benvenuti in questa nuova puntata, io sono Federico Lonzoni, fondatore di Turtle Road, azienda di educazione finanziaria rivolta ai giovani che insegna come risparmiare, come investire e qual è la psicologia vincente sui mercati finanziari. In questa puntata andremo a fare semplicemente un paragone, un confronto per quanto riguarda i bear market di Bitcoin. Perché questo? Perché per quanto riguarda l'analisi tecnica di breve termine non c'è tanto da aggiungere, la situazione rimane la solita pietosa, quella che è. Siamo in situazione praticamente di noia pura e da aggiungere c'è veramente gran poco. Mentre in questa puntata volevo fare qualcosa di più interessante, che andava a fare una specie di confronto, paragone tra i vari bear market. Come al solito, prima di iniziare vi ricordo che non sono consigli finanziari e fate sempre le vostre ricerche prima di investire sui mercati finanziari. Allora ragazzi, semplicemente il paragone su i bear market io lo farei andando a semplicemente fare queste cose qua. Allora, il 2011 non lo terrei neanche in considerazione, che è il primo vero bear market per quanto riguarda Bitcoin. Non lo teniamo in considerazione dato che è praticamente proprio la bolla speculativa e diciamo che va, è diverso, ok? Bitcoin era anche estremamente poco capitalizzato, quindi non lo prenderei neanche in considerazione. Prendiamo invece in considerazione i bear market che riguardano il 2014, quindi quello effettivamente il primo vero bear market. Poi andiamo a vedere questo qui del 2018 e poi andiamo a prendere questo attuale. I bear market io li calcolerei in questa maniera, nel senso, prendiamola come definizione, facciamo dal picco al minimo, perché uno potrebbe dire sì, però il bear market di Bitcoin tipo nel 2014 si è fermato qua, ok? E uno potrebbe dire ah vabbè, però prendiamo tutto il tempo fino al nuovo massimo. Io semplicemente non lo faccio, nel senso, mi fermo prima, ok? Anche perché dopo vi viene una depressione totale se dovessi fare picco to picco, però cioè massimo to massimo, praticamente vedi massimo 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 massimo, ciao massimo se stai guardando questo video. In ogni caso io direi di prendere massimo minimo, ok? Non andare a fare il massimo fino al massimo, perché stiamo parlando di durate abbastanza grandi. Anzi, dato che mi è venuta la curiosità, io direi di andarlo anche a prendere in considerazione. Perciò andiamo a calcolare il primo, che è praticamente massimo to massimo, è passato esattamente 1190 giorni, quindi andiamo a scrivere 1190 giorni, ok? Mentre dal massimo al minimo sono passati esattamente, vedete, 1190 giorni. Dal massimo al minimo sono passati praticamente, possiamo dire, 413 giorni e ha fatto un meno 86%, quindi 400 giorni scriverei da qua a qua, farei una cosa di questo tipo, eccolo qui così ci ricordiamo, scriverei 400 giorni con un meno 86%, ok? Così capite anche un po' dove voglio arrivare. Perciò abbiamo detto 400 giorni sono passati, meno 86%, direi abbastanza un disastro, ma in realtà sappiamo che di solito una recessione tende a durare un anno e mezzo per quanto riguarda Bitcoin, 400 giorni sono giusti. Poi dopo vi faccio vedere altre cose interessanti, perché noterete il motivo per cui voglio fare questo video. Se andiamo poi nel 2018, massimo to massimo, eccolo qui, praticamente sono passati 1080 giorni, quindi direi di fare un calcolo praticamente di 1080 giorni, ok, così ci viene più facile, massimo to massimo, e praticamente al minimo, che è questo qui, andiamo a prenderlo, sono passati all'incirca 364 giorni, con un drawdown del, adesso andiamo a vederlo, di circa 80, cos'era? 80% circa, andiamo a calcolarlo, e sono esattamente 300, meno 84%, dai, calcoliamolo così, allora, meno 84%.
Ora, dove voglio arrivare? Abbiamo i dati del passato. Il passato non può prevedere il futuro. Siamo in una situazione macroeconomica diversa, siamo in una situazione in cui, guardate semplicemente i livelli di inflazione del passato, ragazzi. Cioè, guardate i livelli di inflazione del 2013, dove eravamo, 2014, eravamo qua, ragazzi. L'inflazione nel 2014 era qua. Nel 2018 era qua. Guardate adesso dove siamo. Quindi in realtà, a mio parere, Bitcoin sta facendo anche bene, dato il momento storico, macroeconomia fa schifo. Guardate anche il dollaro. Guardate il dollaro, ragazzi. Guardate il dollaro dov'era nel 2018. Era qua. Guardate nel 2014, era qua. 100, 100, 106. Cioè, praticamente stiamo vivendo la situazione peggiore per quanto riguarda Bitcoin dal corso della sua storia. E, a mio parere, tutto sommato, si sta comportando anche bene. Siamo a un, praticamente allo stato attuale a un meno... se consideriamo questo il minimo, siamo a un meno 74% dei massimi. E lo scriviamo qua, meno 74%, ok? E praticamente come giorni sono passati all'incirca 217 giorni, ok? Quindi 217 giorni. Ora, per me questo è il bottom? La risposta è ni, nel senso, perché ni? Purtroppo, a mio parere, richiede tempo. Guardate il passato. Allora, già nel passato eravamo comunque in una situazione macroeconomica migliore, e questa la dice lunga, no? Però abbiamo fatto statisticamente un meno 86, un meno 84, e sono passati all'incirca 400-364 giorni. Ora, sono passati solamente 217 giorni. Tanti potrebbero dire anche, potrebbero fare questa speculazione, nel senso dire, sì, però questo non è stato il picco di Bitcoin, il picco di Bitcoin è stato questo. Ok, on chain, varie metriche, PE cycle, tante metriche hanno detto che il top di Bitcoin era questo e non questo. Ok, tanti dicono che questo è stato effettivamente il vero top, anche per me, nel senso, questo era un top molto più evidente rispetto a questo. Vedete che la faccina era molto sorridente ed era pronto a mettercelo nel, ok, a parte gli scherzi, ragazzi, semplicemente tanti considerano questo come top di Bitcoin. Se consideriamo questo, praticamente sono all'incirca 427 giorni. Quindi se uno considera questo come top, sono passati 427 giorni e praticamente un drawdown di circa il 73%, quindi alla fine poca differenza. Ora, la speculazione qual è, ragazzi? E ricordiamoci che speculazione, non posso prevedere il futuro, ripetiamo, lo scenario macroeconomico è molto molto brutto. Io personalmente sono molto più propenso a dirvi che nel breve vivremo una situazione molto bearish piuttosto che dirvi questo, ma vi voglio comunque esporre le varie teorie. Una persona potrebbe dire, ah ok, però considera che questo è il top. Se questo effettivamente viene considerato come top, uno potrebbe dire, ah ok, questo è il bottom. Circa 400 giorni, circa 364 giorni, ci siamo, ok, ci siamo. Il problema è che noi sappiamo che questo non è stato il top di Bitcoin, ma il top di Bitcoin è stato questo, e sono passati all'incirca 217 giorni, sapendo anche che all'halving mancano praticamente 640 giorni, che ci portano direttamente al 2024, ok, la prima metà del 2024, la primavera del 2024. Perciò, andando a speculare, potremmo dire che se passano all'incirca 1000 giorni, che più o meno tendenzialmente passano 1000 giorni dal top, guarda caso, andiamo proprio qua, agosto 2024. Quindi, se andiamo a copiare quello del passato, i massimi li rifacciamo nel 2024, ottobre 2024. Significa praticamente 1000 giorni, significa praticamente 2 anni e mezzo, ok? Di movimento, che può essere così e poi si torna su, ok? Questa potrebbe essere l'idea se andiamo a ripetere il passato.
Considerando anche questa cosa qui, altra cosa, cioè io vi sto facendo vedere quello che si nota dal grafico, se ovviamente il passato è un'indicazione. Lo sappiamo che il passato non è una chiara indicazione del futuro, ma in questo momento è l'unica cosa su cui possiamo appunto tener conto. Il problema, lo ripeto un'altra volta, sono le condizioni macroeconomiche, ragazzi. Se fossimo in una condizione macroeconomica normale, cioè io vi direi 17.000 dollari sono il bottom. 99,9%. Il problema è che essendo in una condizione macroeconomica non normale e altamente negativa con l'inflazione alle stelle, banche centrali americane che rialzano i tassi di interesse, borse americane che vanno giù, un casino a livello di materie prime, guerre, eccetera, eccetera, non è proprio il momento ideale. Però, ovviamente, tanti dicono, ma questa volta non è diverso. Ok, allora se questa volta non è diverso e appunto Bitcoin ha una sorta di ciclicità, potremmo dire che dato che mancano all'incirca 150-200 giorni, potremmo affermare che il prossimo, l'ultimo semestre, ovvero l'ultimo, ce ne sono due, da qua a fine anno viviamo una sorta di noia, vedete? 200 giorni circa, quindi andremmo, per assurdo, guardate qua, proprio verso fine dell'anno a quei famosissimi 400-300 giorni. Perciò la speculazione che si può fare, e ricordiamo che questa è speculazione, non posso prevedere il futuro, come anche qualche mesetto fa, in realtà non qualche mesetto fa, a novembre, io personalmente qua, quando eravamo qua, pensavo che Bitcoin nel 2022 cioè, dovesse raggiungere i 100K. Non pensavo come tanti nel 2021, vi dicevo che secondo me era improbabile, ma per me c'erano molte probabilità, anzi praticamente quasi sicuro, che nel 2022 avremmo fatto i 100K. Il problema è che la macroeconomia è andata a quel paese e quindi ovviamente la situazione non si è realizzata. Cioè bisogna essere anche dinamici all'interno del mercato. Ovviamente a lungo termine non è cambiato niente, è cambiato semplicemente la condizione a breve termine. La cosa interessante è questa, quindi se andiamo a considerare, io quello che mi aspetto è ancora da qua ai prossimi 6 mesi uno scenario abbastanza, come posso dire, noioso, ok? Con magari la possibilità anche di fare dei nuovi minimi, perché se andiamo a fare un meno, facciamo meno 86, meno 84, facciamo anche semplicemente un meno 80%, che potrebbe essere fattibile perché c'è la diminuzione dei ritorni dei rendimenti verso l'altro. Bitcoin tende a fare attualmente dei ROI molto più bassi, se mi seguite da un po' ormai lo sapete, perché è sempre più capitalizzato e di conseguenza tende anche a fare dei crolli meno forti. Facendo dei crolli meno forti possiamo dire che magari non farà più un meno 84%, facciamo che fa anche semplicemente un meno 80%, significherebbe andare in zona 14.000 dollari se facciamo un meno 80%, ed è possibile, okay? Dato che sarebbe ancora in linea. Un meno 85% io non me l'aspetto, cioè non mi aspetto che Bitcoin arrivi a 9.000 dollari, okay? Secondo me è fantascienza, però ovviamente tutto può accadere. Quindi questa è la situazione. A mio parere, da qua ai prossimi 6 mesi siamo abbastanza in una situazione difficile. Da qua invece a 2, 3 anni le cose cambiano. Se consideriamo il passato, di solito ci mette 1000 giorni, 1000-1200 giorni, tra i 1000 e 1200 giorni, basandoci sul passato, che ripeto, non può essere una chiara indicazione del futuro, ma se noi utilizziamo come dato il passato, notiamo questo, ok? Quindi notiamo che ci vogliono all'incirca 1200 giorni, ok? Per fare che cosa? Per fare dei nuovi massimi. Cioè di ritornare ai vecchi livelli. Intanto mi salvo la foto così la tengo come ricordo, non la uso come copertina. Quindi questo è, ragazzi. C'è ancora molto tempo per scendere. E altra cosa, ultima, che si può notare, ovviamente tutte queste cose, se una persona vuole saperle, studiarle, io le approfondisco costantemente all'interno della Tana Tartaruga. Attualmente le iscrizioni sono chiuse, però appunto avete la possibilità di unirvi per quella di agosto. Io ho un gruppo che consiglio. Ora uscirà a breve un corso per quanto riguarda il bear market, ma se volete rimanere costantemente aggiornati giorno su giorno, questo è il corso che fa per voi. Chi è dentro la Tana queste cose le sa a memoria e ovviamente agisce di conseguenza e di anticipo. La cosa importante da sapere è che ci vorrà tempo, cioè
c'è un periodo di accumulazione, lateralizzazione che dura un po'. Non è un periodo questo in cui si risale così. A parte il Covid, è stato un caso a parte, cioè ci vuole comunque tempo, ci vorrà tempo di accumulazione e lateralizzazione. Perciò il mio parere è: non abbiate fretta, ok? Ovviamente per me sono opportunità di acquisto a questi livelli assurdi, dato che io accumulo per il lungo termine, però questa è un po' l'idea, ok? L'idea generale, giusto per farvi un'idea, che ci vuole tempo, ci vuole pazienza in questo momento, e questo è ovviamente lo scenario intermedio, né troppo bullish né troppo bearish. Lo scenario bearish sarebbe dire: domani crolla tutto, andiamo a zero. Scenario bullish: domani mattina andiamo a 100k. Se cerchiamo un approccio più equilibrato, potremmo trovare una sorta di equilibrio all'interno di questa infografica che vi ho fatto vedere. Prima di salutarci, vi faccio vedere i prezzi dell'iPhone in Bitcoin durante la loro presentazione. Ragionate, trovate tutto all'interno del gruppo Telegram gratuito Tartle Road, link in descrizione. Se ti è piaciuto il video, metti un mi piace e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao.